disciplina che mi assumo come responsabilità della Presidenza. Allora, uno per gruppo, dichiarazioni di voto per il mandato al relatore. Quindi scegliete il Movimento 5 Stelle chi deve parlare. Presidente, intanto che il circuito chiuso l'avevamo chiesto anche prima, non so se c'è, e mi pare che non ci sia. Che cosa? Il circuito chiuso ha attivato. No, non l'avete chiesto in questa seduta, quindi un'altra nuova seduta, comunque la possiamo, se qualcuno si oppone? Si oppone, ha il circuito chiuso. Allora non possiamo, chi è che si oppone? Bene, allora mettiamo agli atti che il picchiatore D'Ambrosio si oppone alla richiesta di giudizio. La invito a usare un termine. No, è il suo termine. E non insultare dal mio le persone. Si prende tutto quello che lei vuole. D'Ambrosio si è opposto. C'è D'Ambrosio o si è opposto? Prego. Benissimo. Non lo posso fare quando c'è l'opposizione di un allora, solo deputato, ce ne sono due che si sono opposti. Onorevole, chiedo chi è l'altro, posso chiedere chi è l'altro? C'è un deputato del PD che disturba. Onorevole, allora onorevole, invito... Chi è l'altro che si è detto contrario? Siamo dichiarazione di voto. Allora, onorevole Bonafede, ci penso io. Grazie, io ho chiesto a lei... E infatti, se lei però parla... Se lei parla sopra di me non riesco. Quindi, allora, chi è l'altra persona che ha su, scusi, solo per sapere chi è l'altra persona che ha chiesto. Onorevole Verini e D'Ambrosio hanno chiesto, sono opposti. E anche. No, allora, no, scusate, non avevo capito. Le do la parola per la dichiarazione di voto e poi si è prenotato per la dichiarazione di voto l'onorevole Farina. Prego. Grazie Presidente. Questa mattina in realtà non sono finiti le votazioni. Sugli emendamenti noi avremo ancora tempo nella giornata di oggi di andare avanti, quindi questa è stata una sua decisione, che noi prendiamo atto di questa decisione, ma non concordiamo perché ci sono ancora emendamenti da votare sul 25 e sul 26 che erano previsti nella giornata odierna e che non sono stati presi in considerazione. Questa è stata una decisione di chiudere il dibattito non votando questi emendamenti e portando subito, dopo i pareri, il mandato al relatore a un atteggiamento assolutamente a nostro avviso censurabile. Detto questo, il provvedimento con tutto quello che riguarda non solo la vergogna dell'emendamento pagano votato a luna di notte che prevede appunto una riforma assolutamente ignobile per quanto riguarda le registrazioni, ma anche per quanto riguarda la delega, che è una delega assolutamente in bianco, che lascia al governo la possibilità di fare quello che vuole in tema di intercettazione e pubblicabilità delle intercettazioni stesse. Io credo veramente che sia una vergogna senza precedenti che il Partito Democratico, sempre in piazza in difesa